Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. Io sono Leone e siamo qui oggi per completare la... prima di tutto, ritirare Stella che ha vinto il dungeon, mi sembra anche giusto. Quindi ritiriamoci Stella nella Nether Zone, che prende il coltello che avvelena roba, magliette di maglia, roba carina, roba di luce, va bene, ok, e si prende questa roba qui, fine. Credo che possa farcela fino al coso 15 da Endless Zone. Quindi andiamo così. Tiriamo il più potente, che è la Flash Arrow, Strength più 34, Poison Knife, ok. Strength più 34, l'Iron Sword era un pochettino più generale, ma va bene. Più la Cute Swimsuit, carina, di nome, più che altro. Poi non so. No, ti diamo così e via. E stella a parte. Poi ho completato la quest che mi dava la Sail. Ti dà il Plume Mat, quella roba lì. Viene dato nel World Labyrinth piano 2 dai nemici tubo. Quindi andiamo nella gilda, riportiamo la quest e dovremo farcela. Sto giocando a Fairy Fencer di recente, quindi posso spiegarvi una citazione che è questa qua di Pippin. Questo è letteralmente un personaggio che dovrebbe essere umano di Fairy Fencer. Questo è letteralmente un personaggio. Ok. Quindi prendiamo la Beam Booster. La Beam Booster e basta, è la più forte. Sì, vabbè, la Gearburn dell'anime, ok, chi se ne frega. Andiamo alla station. Noi abbiamo ottenuto le parti. Ancora bla bla bla, ok. Brillante, vi ringraziamo molto. Solo aspetti un momento mentre la mia ciurma mette ogni cosa pronta per andare. Sistema ogni cosa pronta in modo che siamo pronti per andare. Il mio equipaggio più che ciurma. Grazie per aver aspettato, siamo pronti a partire. Bene, andiamo. Sì, spero soltanto che quei due lì non abbiano fatto già nulla di ridicolo all'inbox. Non abbiamo già fatto nulla di ridicolo all'inbox. E quindi siamo arrivati all'inbox. Noi ce l'abbiamo fatta. Al primo sguardo ogni cosa sembra essere pacifica. Sì, ma come posso dirlo? Il posto dove siamo sembra tipo... ghetto? Lo traduco ghetto tipo italiano? Cioè un ghetto? Non lo so. Credo che sia proprio ghetto, boh, non ho idea. Con nessuna CPU o candidate lasciata all'inbox, la fede deve essere proprio caduta a livelli bassissimi, new. Cosa facciamo adesso? Andiamo a caccia del topo e dell'underling? Noi andremo al Basilicum, l'oracolo era disperata nel vedere Nepgear, ricordi? Sono sicura che Underling e il topo sono qui per la stessa ragione in cui lo siamo noi, per cui lo siamo noi. Quindi trovarli è solo una questione di tempo. Salve, vedo qualcuno. Sei tu la signora Chikako Uzaki? Ma no, l'inbox di sto gioco è proprio sempre messa bene, no? Non credo che sia la signora, no? Miss Chica, forse mi sto sbagliando. Sospetta. Estremamente sospetta. Perché le più svestite di solito sono... non sono personaggi secondari, ma ci più. Quindi ho paura. In ogni caso. Cosa... che diavolo... oh sì, il mio nome è di sicuro Chica Kozaki. Non sei credibile. Per qualche motivo, c'è una chance che tu sia Nepgear?
Wow, sono veramente felice che sono diventata così riconoscibile. Ah, beh, no, tu non lo sai, ma... Ovviamente lei ti ha riconosciuto, stupidotta. Credo. Lei ha chiesto per vederti, perché tu venga a vederla. No? Giusto, Gigi? Sì, hai ragione. L'ho fatto. Tu, o sei un cattivo? Una cattiva, vabbè, cattiva, ok? Tu, o sei una cattiva, o sei la vera cica. Ok? O il vero oracolo. Perché secondo me c'è 30 € che io punto sullo scambio di oracolo. Poi andiamo. Sì, Stuart ha detto che volevi vedermi, quindi eccomi. Vederti. Ah, sì, giusto. Cavolo, sì, bellissimo. Io veramente necessitavo di vederti e roba del genere. Beh, non voglio sembrare rude, ma perché tu volevi così tanto vedere Nip Gear? Volevi vedere così tanto Nap Gear? Sì, tu sei una cattiva. Oh, giusto, io volevo che tu mi aiutassi a sconfiggere un mostro nero noioso. Tu l'hai chiamata per farla venire qui per una semplice richiesta di... per una semplice missione di uccidere un mostro? Per una semplice missione di uccisione di mostri? Di mostro? Beh, l'inbox non ha neanche non ha una CPU ora, quindi è dura per giunta difenderci da un dogo. Per questo stavo sperando dell'aiuto della stagionata delle battaglie, tipo dalla veterana CPU candidate Nepcar. Oh, dea, lei mi ha chiamato cioè, mi ha chiamato la temperata delle battaglie, sono così contenta, però sono così felice, ma sono ancora soltanto una novellina. Non c'è bisogno di essere così modesti. Non c'è bisogno che tu sia così modesta. E in ogni caso, mostra le tue skill, le tue abilità contro il mostro che troverai qui, tipo, in giro. Non penso che sarà che darà così tanti fastidi per qualcuno con così tale presenza e personalità come Nepgear. Oh, cavolo, probabilmente adesso sono diventata così rossa ora. Oh, lascia a me. Ah, Nepgear, noi dobbiamo chiedergli anche qualche domanda, ricordi? Ah, oh, ovviamente, noi siamo venuti qui per chiedere aiuto dalla mascotte di Limbox. Ci aiuteresti a localizzarla? Oh, sì, ok. Ti dirò dove si trova quando torni indietro, va bene? Wow, questo era facile. Troppo facile! Nei videogiochi questa è sempre una trappola, cavolo! Neptune ce l'avrebbe capito, avrebbe rotto il muro e avrebbe detto: oh, nei videogiochi non può essere mai così facile. Come cooperativa. Così tanto cooperativa. Oh, grazie mille, ma se noi prendiamo la mascotte non sarà un inbox in pericolo? Tu puzzi troppo! Non è un grande problema, intendo, adesso è una mascotte, prendila quando se vuoi, penso.
Flack ha capito. Ah, questo è veramente un piacere sentirlo. Mi tranquillizza sentirlo. Ok, andiamo a far vedere. Andrò a far vedere a quel mostro quanto forte e figa e brava io sia. Sì, sicuro, non vedo l'ora di sentire nuove notizie, buone notizie molto presto. Avevo detto! Wow, questo era veramente troppo. Eravamo veramente troppo vicini. Che massa di idioti! Fregati dalla mia prova di fregature, a prova di idioti, dal mio costume a prova idioti. Dal mio camuffamento a prova idioti. Ehi, qualcun altro ha avuto il feeling, cioè ha avuto sì, il feeling che qualcosa là era sbagliato? Cosa intendi per sbagliato? That Chica girl. She hardly sounded professional and gave us info without any resistance. Ah, quella ragazza, Chica. Lei difficilmente sembrava professionale e ci ha dato informazioni senza porre resistenza. Qualcosa a proposito della sua attitudine, non mi suona a posto. Compa, mica cambio, cioè comincio a dare schiaffi a te a posto di Nappier. Davvero, Ify è veramente rude per te giudicare Miss Chica dai tuoi standard, usando i tuoi standard. No, lei era veramente. Cioè, lei puzzava veramente giù. Ma un oracolo è un oracolo. Loro non sono per. Non è permesso per loro essere cattive persone, giusto? Forse stai troppo critica su di lei, IF. Meglio al sicuro che avere problemi. Non mi viene. Cioè, è un motto simile in italiano, però non mi viene in questo momento. Non permettete. Non abbassate la guardia finché non sappiamo esattamente cosa sta succedendo. Brava IF, brava IF. Quindi, overleveling! No, dai, mi suonerebbe troppo male. Ci sono altri eventi importanti? Sì, un viaggiatore. Ce lo facciamo subito. Io volevo soltanto andare piano e tranquillo. Sono molto vecchio. Sono abbastanza vecchio, oltretutto. Va bene. Cosa c'entra? Signorina. Giovane signorina, cosa faresti se tu hai una chance di salvare il mondo a costo della tua vita? Da dove viene questa? Oh, parlando ipoteticamente. Beh, non ne sono molto sicura. Se fosse soltanto l'unica opzione, quindi. Non so, forse. Ah, capisco. Quindi cosa ne dici se la vita da sacrificare non fosse la tua, ma qualcun altro vicino a te, qualcuno che tu ami? Beh, in quel caso, non essere, non, av non lo sembra è così in conflitto, dolcezza. Sto parlando semplicemente in modo ipotetico. Ok, questo è completo spoiler per il futuro del gioco che tu ami, quindi Nap. Uni, perché credo che ci sia affinità più che ROM e RAM. IF Compa Istuar. I don't know, però quella lì prima era palesemente un finto oracolo. Oltre che ce l'ha detto, era palesemente un finto oracolo. Cioè, cavolo. Mi hanno un po' insultato l'intelligenza, devo dire, con sta cosa, Ma lasciamo stare, lasciamo stare. Non c'è nulla di nuovo. Quindi possiamo andare a Capanfield. Ok, vediamo quanto dura questo episodio. Se lo devo già chiudere oppure facciamo un paio di scontri. Più che un paio, 5 minuti. 5 minuti buoni, arriviamo davanti all'evento e salviamo. Dammi questa roba qua. Dio mio, non me l'aspettavo sinceramente qualcuno che prendesse il posto dell'oracolo. Però ci può stare. Ci sta come cosa, ci sta. Oddio mio, tu mi ricordi brutto.
tutte cose da uno dei dungeon finali dello scorso. Non dungeon finali. Uno dei dungeon in cui usavo farmare nello scorso gioco. Infatti, iniziamo con un bel miss. Che bella la mia vita. No, devo caricare. Giusto, devo caricare l'X-Drive Gauge. Quindi andiamo di Rapidit, Rapidit, Rapidit. Mi piacciono troppo i giochi comunque JRPG in cui il level up, giusto per dire, non solo tutti i giochi comunque, in cui il level up ti cura completamente. Voi dite, un po' barata, sta cosa vi dico, avete ragione, però è utilissima, veramente inutile. È inutile discutere, è utile. Ora, continuiamo, andiamo avanti. Non ho mai. Cioè, questo gioco io ancora non ho fatto un bel po' di farming duro, 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 però potrei. Non fare farming duro duro duro, ma equipaggiare nell'equipped processor roba. Direi che non ce l'ho. Wind. No, diminuisce il danno, cosa che mi importa. Frost diminuisce il danno. Lilac no. Questo no. Ce l'ho Wind. Niente che mi interessa praticamente. Ok, andiamo. Lui l'abbiamo già affrontato, quindi no, affrontiamo questo di nemico. Soltanto una, sono due sezioni. Giustamente non l'ho ancora osservato questo dungeon, quindi non lo posso sapere. Non ci ho pensato. Abitudine. Pumpkinmon. Ok. Non mi ricordo l'esistenza di un tale avversario in nessuna saga. Cioè, almeno mi ricorda qualcosa la forma, ma non mi ricorda la sua esistenza a nulla. Un paio di Rapidit e un colpo singolo per fargli una marea di danno. Siamo tutti contenti. Ah, c'è da dire che, ecco, una cosa l'ha presa di famiglia comunque. Nepgear con la sorella. Si è presa male. Eeeh! Cosa tutto sbloccato come power combo? Tegra, Edge, Blast Edge, Thunder Edge, che sono magici, quindi non li utilizzerò mai. Come tua sorella, proprio impari le magie a caso che non vanno utilizzate perché sono magiche. Quindi. Useless. Vabbè, perfetto, direi perfetto. Sei grande, come sempre. 5, 5 alto, 5 basso. C'è l'evento. Però è già troppo. C'è ancora troppo presto per l'evento. Quindi, video un po' più corto. Di 2 minuti. Sai che meraviglia. Spero che il video quindi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace. Qua Daniel è tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video. Ciao!